è finita sul serio. Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Chelsea. Appena un anno fa era stato lui il tecnico del Double, la storica prima volta del Chelsea, campione d'Inghilterra e vincitore anche della Coppa Nazionale nella stessa stagione calcistica. Ma la gloria spesso è fuggevole. Così, soltanto dopo 12 mesi, il board del club londinese sottolinea che i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative e mette alla porta il tecnico. A indispettire ancora di più Abramovic e la dirigenza, anche se la decisione era già stata presa, la sconfitta di ieri sul campo dell'Everton nell'ultima giornata di Premier. Terry e compagni sono stati così raggiunti in classifica dal Manchester City di Mancini. Il secondo posto è salvo solo per la differenza reti. A spingere il magnate russo verso la rottura c'è prima di tutto il grande rimpianto della Champions League. Ancelotti, almeno a parole e magari aspettando un segnale dalla Roma, sembra attratto dall'idea di rimanere in Inghilterra. Possibile destinazione il West Ham, appena retrocesso. Non importa se allenerò un grande o un piccolo club, per me l'importante è lavorare bene. Come dire che, con i presupposti giusti, potrebbe anche tornare a Trigoria.